La raccolta del caffè avviene principalmente in tre modalità, ovvero con il metodo picking, con il metodo stripping e tramite la raccolta meccanica. Con il picking la selezione sarà molto accurata, prediligendo l'utilizzo di manodopera appunto specializzata e un sistema di raccolta chicco per chicco, lasciando sul ramo le drupe non mature. Con lo stripping si rimuovono tutte le bacche del ramo senza porre alcuna attenzione alle singole fasi di maturazione del chicco. Sicuramente la più pratica, ma non per forza più accurata, è quella meccanica. Grazie all'utilizzo di grandi macchine raccoglitrici, di macchine appunto apposite, le ciliegie mature vengono rimosse dalla pianta attraverso un movimento tramite pali rotatorie che rimuovono le drupe mature, verdi e rinsecchite, assieme anche a qualche altro scarto. Oggigiorno i metodi di lavorazione del caffè vanno a innovarsi sempre di più per garantire quel corredo di profumi che caratterizza la nostra amata bevanda. Il metodo più usato, nonché quello classico, è il metodo naturale, dove le drupe vengono raccolte e fatte essiccare al sole fino a raggiungere un contenuto di umidità non superiore al 13%, per evitare appunto la formazione di sostanze indesiderate come le muffe. In un periodo di essiccazione non superiore ai 20 giorni, in cui il caffè viene smosso e ventilato per evitare fermentazioni, per non creare sostanze dannose come l'ocratossina, ad esempio. Si passa poi alla fase di decorticazione, rimuovendo la buccia. Nel metodo invece lavato, semplificato in, diciamo, 5 fasi fondamentali, si utilizzano dapprima delle grandi vasche piene d'acqua per la separazione delle drupe mature rosse da corpi estranei e drupe immature, a differenza di peso, a differenza del peso specifico. Quindi le verdi cadono al fondo della vasca e invece quelle più leggere rimangono a galla. Le rosse inizialmente scorrono all'interno dell'acqua. Successivamente a questa fase le drupe vengono praticamente aperte, il chicco viene estratto tramite delle specifiche macchine spolpatrici. Vengono poi inserite tutti questi chicchi ancora con la parte di mucillaggine attorno al pergamino, vengono inserite in grandi vasche di fermentazione, dove il caffè verrà ritenuto per all'incirca 24 ore, per avviare appunto il processo centrale, quello della fermentazione. Rimuovendo poi la mucillaggine rimanente ancora sul pergamino attraverso lunghe canalette piene d'acqua dove scorre l'acqua per asportare completamente i residui ancora della parte della polpa della mucillaggine e quindi ritroviamo alla fine il nostro chicco in pergamino. La fase finale prevede l'asciugatura del lotto stesso sotto il sole posizionato su pati, che non è indubbiamente un metodo perfetto, se no in base chiaramente al tempo, se il tempo non lo permette, le condizioni atmosferiche non lo permettono, gli stessi chicchi possono essere asciugati tramite dei macchinari appositi, insomma, quindi macchine essiccatrici che vanno a portare l'essiccazione a livello giusto. Nel metodo semilavato, una variante del lavato, che prevede una diminuzione netta del consumo d'acqua in questo tipo di lavorazione, le drupe vengono demucillate meccanicamente con acqua, mantenendo i chicchi in pergamino e fatti asciugare per pochi giorni anche appunto al sole o in alternativa, come nel caso precedente, tramite essiccatori meccanici, fino al 30% di umidità all'interno del chicco. Questo perché a causa di fenomeni appunto atmosferici avversi, quali la maggiore umidità nell'aria, il chicco rimarrebbe troppo umido, con il conseguente insorgere di potenziali difetti. Dopodiché si passa a rimuovere il pergamino attraverso macchine decorticatrici e infine i chicchi vengono messi ad asciugare al sole, anche in questo caso, riposizionati magari su strutture durante tutta la notte per evitare processi fermentativi non voluti. Un altro metodo sempre più utilizzato è Pulped Natural, dove la rimozione della mucillaggine è parziale, poiché la stessa viene essiccata con il chicco. Nell'ultimo metodo, quindi se vediamo un'altra variante del metodo Pulped Natural, possiamo ritrovare il Honey Coffee, che è simile a quello precedente,
solamente le gradazioni di colori derivanti dalla quantità di mucillagine rimasta sul chicco stesso ne va a definire magari delle caratteristiche. Appunto, potremmo avere diversi passaggi, diversi sistemi collegati a quanto gli zuccheri della mucillagine arrivano all'interno del chicco. Quindi l'identificazione di questo caffè poi verrà denominato tramite la percentuale di mucillagine che ricopre il chicco stesso. Quindi, subito dopo la spolpatura meccanica della ciliegia, la stessa viene essiccata, mantenendo appunto la mucillagine sul chicco, dove possiamo prevedere un quantitativo minimo, in questo caso avremo la definizione white, o se no yellow honey. Si passa poi, sempre in ordine crescente, a gold, red, fino ad arrivare a quella ancora più con una quantità maggiore, e viene definita black honey, appunto lasciando molta più sostanza sulla superficie. Questo metodo garantisce un caffè corposo contraddistinguo da un flavor dolce e fruttato.